Buonasera, siamo a Vinovo e questa sera siamo ospiti di Passaparola Bottega Contemporanea. Ulla. No, quasi mangia, mangia. Dai, dai. Preferisco. La vostra cena inizia in maniera diversa dal solito perché ci porteranno dei gin di tre tipologie diverse. Abbiamo del gin, abbiamo del tonic, abbiamo del gin tonic e ce lo prepareranno direttamente al tavolo, caro Matt. Ci hanno spiegato da dove provengono questi gin, quindi saremo in Piemonte e in Sicilia, da una parte all'altra dell'Italia. Abbiamo l'Etna Gin, che è un po' amaro, poi abbiamo il Professore, che non è quello della casa di carta, e poi ne abbiamo un altro piemontese, quello delle Langhe. Cazzo, ma quante ne so? Quello arriva dalle Langhe, l'ho capito solo annusandolo, da lontano, col tappo chiuso, pazzesco, sono un esperto di gin. Questa tonica, ragazzi, non va a coprire il sapore del mio gin delle Langhe. Si è spenta la luce, mi hanno spento la bajour. Si è rotta la bajour, impazzisco. Andiamo a versare. Che ha un sapore di nocciola. Buonissimo, cavolo. Ottimo, almeno non mi dà fastidio. Grazie. Quindi questo è fantastico, devo dire che si sente anche la nocciola dietro. E delle Langhe, Beppe, senti l'odore delle Langhe. Come sale Alba. Ma perché così snob? Snobbissimo. Ma che hai? Solitamente il gin a me non fa troppo impazzire, però questo credo che sia buono. Wow, buono. Allora ti devo dire, questo dovrebbe teoricamente essere il più amaro. Ti dirò, io sto carciofo non lo sento molto. Vuoi provare tu? L'altro la nocciola si sentiva, qua il carciofino è disperso. Assaggio anche quello di Beppe, così Matt non si deve spostare. Qui abbiamo la tonica che è diversa, il vermouth. È il quello del professore, vero? Questo è completamente diverso. Sì, è buono, ma non ha il gusto di gin, assaggia. Si sente molto più la tonica al vermouth. Non è il gin che si beve solitamente. E c'è la tonica al vermouth che tende un pochettino a smazzare. Ci hanno appena portato del nebbiolo cotto per intingere il sushi di carne che sta per arrivare. Verrà messo qui, presumo, io già te lo metto. Glu 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 glu. Ci hanno portato i due sushi di carne, devo dire molto belli esteticamente. Il primo si chiama Ebon, all'interno c'è zucchina croccante, in esterno al base di sottofiletto di fassona piemontese, granella di pistacchio, maionese aromatizzata ai frutti rossi e cenere di olive di Nocellara del Bellice. Il secondo è la Via del Sale, sottofiletto di fassona piemontese all'interno, all'esterno crema di tomino, alaccia di Lampedusa, foglie di cappero e crema di peperone caramellato. Buon appetito! Ha detto di partire quello con la foglia di cappero. Allora, si sente subito la crema di tomino, poi viene effettivamente un po' la foglia di cappero che ricorda vagamente tipo il sottaceto. Poi arriva la carne alla fine. È un po' forte, ma si sente subito il tomino. Passo all'altro con l'acciuga a questo punto. Vista. E lei? Che è successo? Forte? Che è successo? Una botta di sale. Di quelle. Devo dire che è vero, si sente subito il cappero, poi arriva la toma che ti copre e la carne arriva proprio. Ma l'esperienza secondo me va fatta assaggiando uno dopo l'altro. Tra l'altro quella maglietta appena arrivata dal porto. Ho dovuto mettere la maglietta perché non mi si attaccava. Porto e capri anni 60, da capire. Cioè proprio un marinaio comunque. Allora quello con l'acciuga devo dire mi piace di più dell'altro. Diciamo che il protagonista è la crema di toma. Parto da questo, col cappero. Il gusto che ho sentito del cappero non mi ha fatto impazzire, appunto perché è forte. Però il formaggio copre tanto e lo rende tutto molto più amalgamato. Non male, sarebbe anche il primo sushi di carne che mangio. Ho un po' paura perché non ho mai mangiato le acciughe nella mia vita. Ho paura. Forte questo. Ho paura. Questo è buono però. Allora, l'acciuga è salatissima. Ma è normale che le acciughe siano così salate. È proprio reaction acciuga. Alle acciughe. Buono, mi piace. Le bon? Le bon.
freddo. Le sopracciglia si alzano sempre, cioè Ancelotti diventa quando mangio. Totalmente molto più buono questo, molto più buono. Poi arriva la maionese ai frutti rossi che lava un pochettino. Ma aspetta, ma... sofisticato! Ma che cazzo sei? Cioè, lava. Lava, ma lava mi stai. Lava mi stai. Siamo totalmente spostati, c'entra un cazzo con l'altro, l'albese qua si sente proprio. Sarà un piemontete doc, ma non c'è paragone. Vado con le bon, vediamo se è bon. Preferisco sempre dove c'è il formaggio, perché io ho una dipendenza dal cioccolato e dal formaggio, quindi preferisco ancora di più forse gli altri. Ti dirò, avrei usato un po' di più con la granella al pistacchio, buono comunque. Come non so dare le bacchette, verrò imboccato. Copre troppo, ma è come la soia, infatti c'è la soia qua dentro. Copre troppo il gusto degli ingredienti e lo preferisco al naturale, onestamente. Ne approfitto per far vedere quanto sono diventato bravo con le bacchette. Lancialo e riprendilo. Allora, bao, il classico panino cinese, con polpo e caponata. Ah, molto buono, ovviamente pesantino, ma molto buono. Il polpo arriva un po' dopo, ovviamente perché la caponata copre tanto. Carino anche da mangiare con le mani. C'è anche un po' di piccantino, la caponata approvata per me. Io che mangio il polpo, incredibile. Allora, c'è da dire che la caponata è molto forte. Però cavolo, dopo non mi arriva. Eccolo lì, è arrivato. Mi ha colpito da dietro. Chi è? Il polpo. Chi è? Io vado di mani comunque. No, non guarda il microfono, guarda dritto. Sì, no, ma dico vado di non mani. Guardare no. Me. Ma vado di mani, no? Cazzo, vado di mani. No? Buono, ci sta, caponata bella forte, un po' piccante, poi l'ho cucinato anche bene, bello morbido in realtà. Ci hanno portato dei vini. È l'Etna Rosso. Etna Rosso. Di Giovanni Rosso. Che non poteva che fare un rosso. Che poteva un rosso, infatti è un vino rosso. È una cantina piemontese, famosissima. È una cantina piemontese di Barolo, che però è stata portata giù in Sicilia. Quindi praticamente anche qua abbiamo un mix tra Piemonte e Sicilia. All'olfatto sono ciucco. È uno dei rossi migliori che ho bevuto. La tua vita? Sì. È strepitoso sto rosso. Abbiamo anche un bianco però, che arriva da... Da una fugata. Da una fugata. Questo è siciliano. Vabbè, ma sono spaziali sti due vini. Mi hanno appena portato un antipasto che ho richiesto, appena l'ho visto sul menù. Amante del calamaro ripieno, lo sapete. Calamaro ripieno con mollica di pane, cozze arborea, ciuffi su crema di fava, cottoia e confettura extra di pomodoro ciliegino. Questo è uno dei miei piatti preferiti, eh. Vediamo se batte nonna. Un bottuto. Ha avuto un orgasmo, raga. Mamma, raga, è il momento del clamoroso? Sì, forse oltre, qua è il momento dell'orgasmo. Oh oh. Incredibile, ho sentito la Sicilia. Anche se sono un po' rivisitati, leggermente rivisitati, sarebbero stati perfetti. Ci fosse stata una nota croccantina, tipo del pane. Tipo quello che c'è sulle sarde. Pan grattato, sarebbero stati perfetti. Signori, lo devo dire, clamoroso. La crema cos'è? Fave? Io amo le fave comunque. Questo è buonissimo. Un filo di croccantezza in più sarebbe stato perfetto. È tipo il calamaro. Avesse avuto un po' una crosticina. Perfetto, buono, molto buono. Cos'è che ha dentro? Cozze. Ah, le cozze. Non male. No, mi piace. Buono anche questo. Allora, questa rivisitazione della pasta con le sarde. Si passa dal Piemonte alla Sicilia. Questa è un po' la particolarità di questo ristorante. Sarde, finocchietto selvatico, uva passa, pinoli e mudica. Che è successo? Non si capisce. Cos'è? Non capisco se vuole tornare ai 10 anni. Sì. Mi sa che abbiamo due clamorosi di fila. Sa che siamo a casa di nonna questa sera. Due piatti di pesce. Assurdo, due clamorosi di fila. Madonna, mi sento Aldo Baglio. Ah, molto buoni. Un attimo, ti sei appena pulito con il mio tovagliolo.
Molto molto buono, una buonissima pasta con le sarde. Non riesco a prendere degli spaghetti. Dai Beppe, 2 ore, è lento, è lento. Ci siamo, molto Sicilia. Le sarde, belle, belle spinte, si sente proprio il gusto della sarda. Comunque a me piacciono un sacco i pomodorini. Buono. Ti piace? Mi piace. Oh. Ma la pasta è fatta in casa? La pasta con le sarde. Ho scoperto che mi piacciono le sarde. Ora provo il risotto. Riso gigante di vercelli mantecato con crema di zucca butternut, funghi shiitake e funghi cardoncelli al forno, crema di erborinato blu del Moncenisio e castagne glassate nell'estratto di melograno. C'è uguale per tutti i piatti, è incredibile. Quello lo conosco. Forse uno dei risotti più buoni che abbia mai mangiato. Ma stiamo toccando vette mai viste. Allora, non do il clamoroso perché non voglio fare come Luca, che ne dà troppi. Ne do una puntata. Ma ci siamo molto, 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 molto vicini. Io prendo anche il castagnere o il bestione. Sono arrivati 2 schiaffi di autunno in faccia. Autunno. Non sono una grande amante di funghi. Intanto c'è un braccio che passa. Si sentono tantissimi gusti. Assaggiamo con la castagna. La castagna è dolcissima. Veramente buono anche questo. Ho mangiato un alveare. A Beppe non piace. No, Non gli piace per niente. Io amo questo risotto, il risotto è buonissimo. Lo gnocchetto con salsiccia di Bra e fonduta di Castelmagno. Dei 4, questo è quello che mi piace un po' meno. Ma te col formaggio. Però sapete che io. E poi devi mangiarlo con la salsiccia. Andiamo di gnocco. Che gnocco? Come ti chiami? Che gnocco? Non te, Beppe, no. Guarda come affonda, dobbiamo mangiarci anche noi! Ma sì, mi butta! Ma lasciatemi stare! Clamoroso, puoi dire? Clamoroso! Voglio fare il bagno dentro questo formaggio. Vabbè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma quello è il nostro primo, formaggio e salsiccia di Bra. Io e Luca su questo andiamo a braccetto, io te lo gnocco. No ragazzi, è buonissimo! Clamoroso! È il primo! Mio primo clamoroso. Concludiamo questa cena con la pizza. Vogliamo provare le pizze perché sono particolari, ne abbiamo prese 2. Tributo a Catania, fior di latte di Napoli, fuori cottura, crema di pomodoro bruciato, chips di melanzana, violetta sera ice reale e foglie di menta fresca. Devo dire, è molto bella visivamente. C'ha un cornicione della Madonna. La pasta mi piace tanto e si sente che gli ingredienti sono di qualità, approvata. Molto buona anche con la chips, questo formaggio qua sopra, topperia. Chapeau. Volevo farvi vedere questa cosa per rimarcare un po' il concetto del ristorante. Come vedete anche nelle pizze c'è una suddivisione tra un'idea di nord, quindi piemontese, e la Sicilia. Ci sono pizza emblema siciliano e pizza storie sabaude. Devo dire che mi piace molto come concept. Cornicione ripieno di sunrise reale, interno con bocconcini di bufala, campana DOP e datterino giallo, fuori cottura, mortadella di suino nero, crema di pistacchio siciliano. Andiamo all'assaggio a mortazza. Buona, l'abbinamento con la mortadella, il pomodorino e il pesto è spaziale. Cornicione cosa c'ha? Il formaggio? Ricordo. Assaggiamo il cornicione. No, ma è molto buona, però questa è tosta adesso. Mi sento come il cornicione, ripieno. Cavolo, quanto è buona la mortadella. Vado di cornicione. La ricotta spaziale. Siamo in chiusura, siamo veramente pieni. Abbiamo mangiato un po' di tutto, provato un po' di tutto. Il mio resoconto finale è ottimi antipasti, ottimi primi. Se devo scegliere i primi sono quelli che mi hanno veramente conquistato. Ottime pizze, quindi super approved. Sinceramente non vedo l'ora di tornare per provare i secondi. Piatto preferito, il calamaro imbottito. Vabbè, ma è il cuore. Il mio piatto preferito è lo gnocco.
Piatto preferito invece il risotto. Piatto preferito? Che gnocco. Lo sai che come ogni volta devi fare la chiusa del video. Lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Pompiamo sto cazzo di video. Dai. Dai. Su. Ciao.